Ehi tu, lo sai cos'è il perdono? Difficile definirlo, così, in due parole. Ogni volta che chiedo alle persone perché perdonare, mi rispondono per stare meglio, per liberare il mio cuore, per vivere più leggeri, per dimenticare il passato. Sono sempre risposte che richiamano logiche di convenienza. Perdoniamo per ottenere qualcosa. Quando la parola stessa, perdonare, contiene il significato più profondo del termine. Perdonare è il superlativo del dono, vuol dire trasformare il dolore più grande, ma anche l'amore più grande, in un dono. Quando l'essere umano si attacca al dolore, soffre. Immagina una donna violentata che rimane attaccata emotivamente attraverso l'odio, l'impotenza, la colpa, il risentimento a ciò che è accaduto e si rovina la vita altri 30 anni. La vita è data per dono e comprendere il significato del perdono vuol dire comprendere il significato della vita. Il perdono per me è un elemento fondamentale per la qualità della vita delle persone, per la salute, per la creazione di relazioni equilibrate, felici e durature. Per me è una scienza, il perdono è una scienza della felicità. Esistono migliaia di articoli scientifici che ci spiegano che chi sa perdonare vive più a lungo, si ammala di meno e ha una qualità della vita nettamente superiore. Il perdono ci permette di far funzionare il nostro cervello in maniera completamente nuova, di educarlo alla felicità. Per me è una medicina che permette al nostro sistema immunitario, cardiaco, circolatorio di funzionare meglio, di regolare bene meglio gli ormoni e di permetterci di avere proprio uno stile di vita superiore. Perdonare non è non reagire. Porgere l'altra guancia vuol dire porgere, mostrare l'altro aspetto di noi, quello che non reagisce all'odio con altro odio. Perdonare non è condonare. Perdonare non è dimenticare, ma è ricordare ciò che è accaduto, svuotando il passato dai contenuti di sofferenza. Perdonare non vuol dire non arrabbiarsi, vuol dire arrabbiarsi in pace. Bisogna imparare a arrabbiarci in pace. La rabbia in se stessa non è positiva o negativa. A volte la rabbia è terapeutica, per tirare fuori la rabbia è magari proprio l'elemento che crea sblocco, che crea un'apertura rispetto alla repressione di anni. Se la rabbia è utilizzata in maniera costruttiva, è un'espressione di creatività, di risoluzione e anche di guarigione a volte. Quindi il perdono come strada, come cammino di ricerca interiore, non ci dice cosa dobbiamo, quando, come si fanno le cose, non dà regole, è il contrario, ci permette di ascoltarci profondamente, di discernere e di avere il coraggio di seguirci, che è una delle cose più complesse perché questa società non educa all'ascolto e alla responsabilità. L'argomento perdono-giustizia è un argomento molto forte. Molto delicato perché il nostro cervello rettile ci spinge subito alla vendetta, a ottenere qualcosa attraverso la punizione dell'altra persona, ma punire un'altra persona non è la giustizia reale. Ho visto nelle migliaia di persone nelle carceri che ho incontrato il fatto che cercare di correggere una pena inferta infliggendo un'ulteriore pena non è un modo per risolvere le cose. La giustizia italiana basata sulla punizione ha una recidiva del 70% quasi. Questo vuol dire che quasi 7 persone su 10 tornano in carcere per aver reiterato lo stesso reato. Secondo me è necessario un elemento come il perdono che tratti un approccio riconciliativo. Questo non vuol dire che giustifico un assassino, che condono un assassino, vuol dire che non mi relaziono a lui attraverso odio, risentimento, rabbia, non agisco per paura. Ho raccontato di una storia di un ergastolano il cui padre da piccolo lo picchiava e gli diceva, mentre lo picchiava, che lo faceva per amore. L'unica persona che è andata a trovarlo era la madre di una delle persone uccise. E questa donna ha cercato di capire la sua condizione, di capire perché l'aveva fatto, aveva necessità lei di comprenderlo. E ha capito che insieme a lui si poteva fare un percorso di comprensione, di riconciliazione, di amore. E attraverso questo amore ha cambiato quella persona. Non è stato l'odio, non è stata la vendetta, la punizione a cambiarlo, ma è stato l'amore. La miglior vendetta che noi possiamo fare è perdonare. Perché le altre persone si incazzano terribilmente quando vedono che tu non reagisci all'odio attraverso altro odio. Però è corretto perdonare soprattutto per la propria pace interiore.
Per me l'Italia che cambia è la scelta che io faccio in questo momento. La scelta di amare, di essere coerente con l'amore, la scelta di seguire me stesso. Per me l'Italia che cambia è un sentimento che inizia dentro il mio cuore, anche perché non potrei cambiare l'Italia se non fossi capace di cambiare quello che sento in questo momento. Quindi il cambiamento per me esiste ora, l'Italia che cambia è un aspetto del mio cuore. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.